Buongiorno ragazzi, mi chiamo Silvia, sono una ricercatrice dell'ISPRA e in questo breve video vi parlerò del progetto Sea Forest Life, un progetto life molto importante che vede coinvolti ben 10 partner. Per prima cosa, che cos'è il life? Il life è il programma dell'Unione Europea nato nel 1992, mirato alla protezione dell'ambiente e del clima. Ma veniamo a Sea Forest. Perché questo titolo? Beh, perché il progetto si occupa delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta che crea delle vere e proprie foreste sottomarine. La Posidonia oceanica, nonostante viva nel mare, è una pianta. E come le piante terrestri, ha radici, fusto, foglie, fiori e dei frutti, chiamati olive di mare. Ma dove possiamo trovare questa preziosissima specie? Posidonia oceanica è una specie endemica del Mar Mediterraneo. Ovvero è presente esclusivamente nel nostro mare, dove forma appunto delle praterie, che purtroppo negli ultimi decenni hanno subito un certo degrado. In particolare, il progetto Sea Forest si sta occupando delle praterie presenti in quattro aree marine protette italiane, due situate in Campania, all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e due invece situate in Sardegna. Una nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, l'altro nel Parco Nazionale dell'Asinara. Sea Forest ha come scopo quello di arrestare il degrado di queste foreste, contribuendo così a contrastare anche il cambiamento climatico al quale si assiste da tanti anni. Ma perché arrestare il degrado di queste foreste dovrebbe aiutarci a combattere il cambiamento climatico? Perché i posidonieti rappresentano un ecosistema importantissimo da molti punti di vista, tra i quali la produzione di ossigeno e la cattura di carbonio che viene accumulato in questo habitat. Il posidonieto è cioè un ecosistema blue carbon. Ma per scoprire cosa minaccia i posidonieti, che cos'è il blue carbon e come Sea Forest intende aiutare questo habitat, non vi resta che guardare i prossimi video.